Una tromba d'aria proprio sul mare davanti la costa anconetana tra la zona di Palombina e Falconara. Tempo in miglioramento però da domani, possibile invece il ritorno delle nuvole nella giornata di sabato. In calo i reati in provincia di Pesaro, l'analisi della prefettura nel periodo estivo del 2016 confrontato con i dati dello scorso anno. Dopo una notte trascorsa sotto la pioggia nelle tendopoli, prime ordinanze di rientro a casa. Adesso si contano i danni però a livello imprenditoriale e occupazionale. Corsa ad accaparrarsi il tirocinio sotto casa, tirocinanti di medicina dalle 11 di ieri mattina fuori dall'università, il rettore c'è posto per tutti. Aumento di capitale da 300.000 euro e l'ordine del giorno dell'assemblea soci della prossima settimana per salvare il club dorico questa sera lunedì nel pallone, diretta dalle 21.30. Buonasera da ETG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. In apertura di questa edizione il maltempo e con le immagini spettacolari di una tromba d'aria che nel pomeriggio di oggi si è verificata al largo della costa anconetana nella zona compresa tra Colle Marino e Palombina, un fenomeno che è durato per qualche minuto accompagnato poi da una violenta pioggia intensa che ha creato qualche allagamento sulle strade del capoluogo con disagi annessi in particolare alla viabilità. Poi tutto è tornato nella norma, una tromba d'aria con vento forte, come vedete le conseguenze anche la presenza di una tavola da surf sulla strada. Questo il maltempo odierno. Le previsioni invece del meteo danno un tempo in miglioramento già dalla giornata di domani e per sabato invece la possibilità di nuove nubi sulla regione. Sentiamo. Per la giornata di martedì dovremmo avere una tendenza al miglioramento, con sostanzialmente un cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche accumulo più consistente nelle zone interne, dove non si escludono dei brevi locali piovaschi, ma la probabilità appare più ridotta, diciamo. E poi mercoledì sarà una giornata un pochino più instabile, senza però fenomeni al momento di rilievo, per cui avremo un cielo ancora regolarmente nuvoloso, sempre con maggiori densamenti nelle zone interne, ma con ampie schiarite dal pomeriggio. Nella giornata di mercoledì potremo avere ancora locali rovesci e temporali che nella prima parte della giornata dovrebbero colpire maggiormente il settore costiero e poi invece nelle ore centrali della giornata la fascia montana, ma comunque ripeto, al momento attuale non sembrerebbero dei fenomeni intensi. E poi dopo assisteremo dalla giornata di giovedì a un progressivo rasserenamento, ad una stabilizzazione del tempo e quindi la giornata di giovedì si presenta serena, poco nuvolosa con assenza di precipitazione. C'è un dubbio per la giornata del 24 perché al momento i modelli prevedono un passaggio di un'asse di saccature e quindi un temporaneo peggioramento del tempo. Pagina della cronaca, ora un malore improvviso poco dopo il pranzo davanti alla famiglia. È morto stroncato da un arresto cardiaco Carlo Orlandoni, 38 anni, imprenditore di Castelfidardo, nella sua abitazione non lontana dalla caserma dei carabinieri e della stazione Fidardense. A lungo i sanitari giunti sul posto con due ambulanze e un'auto medica hanno tentato di rianimarlo. Da Torrette si è alzata in volo anche l'eliambulanza, tornata però vuota alla base. L'imprenditore era imputato per l'omicidio della squillo Adriana Michela Simeon, uccisa a coltellate il 7 aprile 2013 in una villetta a Numana. Orlandoni però aveva sempre negato di averla uccisa. Dopo pochi mesi di carcere, nel luglio del 2013 era stato scarcerato dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Ancona che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare. Il caso Corecom con l'ordine dei giornalisti delle Marche che denuncia Francesco Capozza, ex vicepresidente ormai del Corecom, autore del tweet contestato dove insultava la giovane suicida di Napoli per il video hot diventato virale. La denuncia appunto che Capozza non è un giornalista, la sua replica: sono stato spostato dall'ufficio stampa del PDL Marche al Corecom dopo la bomba delle inchieste sulle spese dei consigli e dei gruppi in Regione Marche. Il tema però, quello della detenzione di video, anche di foto di minorenni, è un reato e bisognerebbe esserne coscienti, soprattutto i ragazzi. Lo ha detto la psicologa e criminologa Margherita Carlini questa mattina, ospite a Buongiorno Marche. Sentiamo.
Io vado nelle scuole anche con l'associazione Ragazzi in Rete proprio a parlare molto spesso di bullismo, cyberbullismo, oltre che di violenza e di educazione al rispetto, e questi incontri finiscono sempre su quella base lì, cioè una ragazzina ha messo una foto in costume piuttosto che col seno scoperto. Va da sé che io ho il diritto di appropriarmi di quella immagine, perché lei non ha avuto nessuno scrupolo a farlo, e di fare di quell'immagine ciò che voglio, al di là che questo costituisce un reato, e costituisce un reato tanto più se quella ragazzina è minorenne. Cioè io penso che il fatto che appunto loro si sentano autorizzati di disporre dell'immagine, no, e del corpo di un'altra persona come se questo non avesse nessun valore, passa tramite l'educazione che questi ragazzi hanno. Quello che mi chiedo è quali siano in qualche modo i percorsi di recupero, cioè se Tiziana Cantone ha deciso di mettere fine alla propria vita, uccisa in qualche modo dalla vergogna, per una ragazza che avesse fatto qualcosa di simile a Tiziana, e ne sono tante, di storie che in qualche modo è finita nella rete per alcuni video a sfondo sessuale, ma non solo, come si può ricostruire una nuova identità al di là del fatto di affidarsi, per esempio, come dire, alla giustizia o a esperti che ci ripuliscono l'identità digitale? Però come si può far sì di instaurare un nuovo circolo virtuoso? In realtà penso che sia un po' il processo che vale per affrontare quello che è il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, cioè finché ci si isola si subisce, e quindi l'effetto negativo si amplifica. Nel momento in cui penso che forse il consiglio possa essere proprio quello di affrontarlo, di parlarne, perché poi noi lo vediamo veramente con i bulli, con i cyberbulli, quando vengono messi allo scoperto le loro identità sono spesso molto più fragili rispetto a quelle delle vittime, e quindi i ruoli si ribaltano. Quindi in realtà la potenza di chi ci insulta sui social, appunto su internet, su Facebook, è proprio quella di essere schermati. Se io metto alla mercé la loro identità, acquisto un potere che forse è la chiave di volta che mi permette di andare avanti. Ed ecco invece come cercare di lavorare per una reputazione in digitale sul web, dove tutti i contenuti restano nel tempo. Che cosa si può fare per essere concreti? Attraverso l'ingegneria reputazionale e della tecnologia bisogna identificare contenuto per contenuto dove sono presenti questi contenuti che si stanno passando di mano, che stanno comparendo nei siti, nei blog, nei giornali e così via, e cercare di identificare quelli che sono ad alta potenzialità di audience e quelli che sono a bassa potenzialità di audience. Dato che lavoriamo su un fattore tempo un po' come degli artificieri, non possiamo avere l'idea e l'ambizione di riuscire a bloccare istantaneamente tutto. Ci si concentra su un ramo a audience più particolare. Che consigli si sente di dare, per esempio, penso ai genitori rispetto all'approccio con i figli sui social, cioè quali modi, come dire, giusti, corretti, sani, di in qualche modo rapportarsi ai social? Supponiamo che si dica: non dovete essere su Facebook. Benissimo, io non sono su Facebook, supponiamo. Domani chiunque può trovare una mia foto, aprire una pagina Facebook a mio nome, scrivere qualsiasi cosa abbia in mente di fare. Non esserci non è la soluzione. Per guidare un'auto tutti sanno che serve una patente, per avere un social network no. Ma i danni che si possono fare in auto sono quasi comparabili a quelli con cui che si possono fare col digitale oggi. Chiunque può aprire un canale e scrivere quello che vuole, rovinarsi la vita. Quindi il primo step è informare, il secondo è comprendere che tutto quello che scriviamo è per sempre. Di conseguenza, quindi, domani, anche se noi siamo universitari, facciamo la nostra festa di laurea e ci fanno una foto mentre siamo in vento, ubriachi, in discoteca, quella foto domani verrà vista da chi vi offrirà lavoro. Nessuno alzerà il telefono per dirvi: ma come mai quella volta eravate stesi su quei divanetti, oppure in atteggiamenti meno opportuni, oppure frasi razziste, oppure frasi volgari riguardo al calcio e così via. Ricordate sempre che tutto ciò che scrivete è sotto la vostra responsabilità, e di questo dovrete renderne conto, non oggi, che magari nessuno ve ne chiederà conto, ma domani.
Non bisogna semplicemente pensarci due volte prima di mandare un video, ma al contrario, la cultura digitale dice che se noi vogliamo essere considerati in un campo, dobbiamo essere noi a fare video, contenuti, testi, articoli su quel campo. Quindi meno video senza testa riguardo al tifo, riguardo a cose potenzialmente pericolose, e più identità vera. Vera che si trasferisce nel digitale, quello che facciamo tutti i giorni, quello che amiamo e che sia costruttivo, perché quello che scriviamo resta, ricordiamocelo sempre. Ancora cronaca con la Guardia di Finanza che ha sequestrato 400 capi di abbigliamento contraffatti, giubbetti, scarpe e felpi in un'operazione condotta da Fano e Fossombrone in occasione della Fiera di San Matteo. La merce di ottima qualità riportava i marchi falsificati delle più note griff anche del Made in Italy. Alcuni venditori ambulanti e degli stranieri sono stati denunciati per il reato di ricettazione. In calo invece i reati nella provincia di Pesaro nel periodo estivo 2016, dati confrontati con lo stesso periodo ma dell'anno scorso. Sentiamo Angelica Panzieri. Diminuiscono i delitti nella provincia di Pesaro Urbino, ma aumentano i furti nei centri commerciali. Questo è il quadro restituito dall'incontro che si è tenuto tra il prefetto di Pesaro Urbino Luigi Pizzi e i responsabili provinciali delle forze di polizia, insieme agli amministratori dei maggiori comuni della provincia. In pratica sono stati comparati i dati relativi ai delitti compiuti nel trimestre 1 giugno-31 agosto 2016 e quelli del corrispondente periodo dell'anno 2015. Ad emergere un quadro decisamente positivo. Si evidenzia infatti che il totale dei delitti in tutta la provincia è diminuito del 32,7%. Si passa dai 3.434 crimini compiuti nel 2015 ai 2.308 del 2016. A subire un calo anche i furti nelle abitazioni, che fanno registrare riduzioni intorno al 20%, e le rapine diminuite di oltre il 40% in quasi tutti i comuni per il periodo considerato. Lieve aumento solo per i furti nei centri commerciali, 121 nel 2016 in tutta la provincia contro i 111 del 2015. La disamina di questi dati ci conforta, ma ci spinge a incrementare sempre di più l'attività di controllo del territorio, la sinergia tra le forze di polizia che già è notevolissima. Bisogna proseguire e proseguire speditamente. Dopo una notte che è passata sotto la pioggia nelle tendopoli delle zone terremotate delle Marche, oggi il sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, ha firmato le prime ordinanze di rientro nelle abitazioni che sono risultate agibili dopo i controlli. Le precipitazioni sono diventate più intense in mattinata e poi nel pomeriggio di oggi. Sempre di terremoto parliamo, questa volta però dal punto di vista dell'occupazione, polverizzate le attività lavorative, subito il sostegno alle microimprese, le riflessioni del segretario generale della CISL Marche, Mastro Vincenzo. Imprese agricole, manifatturiere, di commercio, ristorazione, l'ossatura di un tessuto produttivo messo a dura prova dal sisma del 24 agosto. Secondo i dati della Camera di Commercio Ascolana sui comuni di Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, emerge che sono poco più di 680 le imprese attive complessivamente su 773 registrate. Più di 840 i dipendenti totali, la maggior parte indipendenti, più di 500. Un quadro che restituisce l'immagine di imprese dunque familiari, botteghe con uno o due dipendenti, da sostenere con interventi mirati per la ripartenza. Nei giorni scorsi, dall'incontro tra le organizzazioni produttive e sindacali ad Arquata del Tronto con la vicepresidente delle Marche, Anna Casini, è stata avanzata la richiesta di estendere da 3 a 12 mesi la cassa integrazione in deroga. Piceno è stato riconosciuto come area di crisi complessa dal Ministero e quindi chiaramente una situazione già deteriorata dal punto di vista occupazionale e produttivo. Siamo nelle aree colpite dal sisma, è la zona più interna, quindi dove c'è un tessuto imprenditoriale molto diffuso, legato al turismo, all'allevamento, al commercio, dove prevalgono i lavoratori autonomi e indipendenti rispetto a quelli dipendenti. Si parla di poche centinaia di lavoratori tra autonomi e lavoratori dipendenti nei comuni colpiti dal sisma. Quindi gli interventi di rinascita e anche di rilancio dello sviluppo e del tessuto economico dovranno essere molto diversi da quelli avuti in altri casi, come nel caso dell'Emilia. Bisognerà fare un lavoro molto certosino di coinvolgimento di tutte le parti sociali, di tutte le energie imprenditoriali per far sì che quelle aree non siano desertificate dal punto di vista economico. Occupazionale.
E al proposito, il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina oggi è stato in visita nelle zone del sisma tra Arquata e Pescara del Tronto, accompagnato dalla vicepresidente della Regione Marche, assessore all'agricoltura Anna Casini. Ha fatto vari sopralluoghi ad allevamenti della zona e all'azienda Filotei Group. Sotto il tendone del campo della protezione civile a Pescara del Tronto, Martina ha poi incontrato gli allevatori e gli agricoltori della zona, sottolineando la volontà di dare il massimo sostegno alle aziende del settore per garantire dunque la continuità delle loro attività e per rilanciare la vocazione agroalimentare e agrituristica del territorio. Cambiamo argomento, la storia dei medici tirocinanti che si sono accampati dalle 11 di ieri mattina davanti all'università per un posto il più possibile vicino casa. La replica del rettore: c'è posto per tutti, dipende dalla disponibilità delle sedi. Ho chiamato una mia amica, mi ha detto vieni perché i posti stanno già esaurendo. Sacco a pelo, zaino con computer, cellulare, scarico tra l'altro, e una coperta che non l'ho neanche utilizzata io perché l'ho prestata a una mia amica. Alla fine sono un gentleman. Davide, 26 anni, aspirante radiologo. Come altri, ha passato la notte accampato davanti alla facoltà di medicina per l'iscrizione al tirocinio obbligatorio post laurea, per accedere poi all'esame di Stato per medicina e chirurgia. Costo 250 euro. In fila per arrivare primi e accaparrarsi 3 mesi di tirocinio vicino a casa o all'ospedale di Torrette. Posto ambito per chi è fuori sede e già paga l'affitto in città. 27 posti all'ospedale regionale, 6 all'IRCA, 9 a Fabriano, 12 a Iesi, 12 anche a Senigallia, 9 ad Osimo, altrettanti ad Ascoli, 6 a Macerata, Civitanova, San Severino, Pesaro e Fano, 3 a San Benedetto del Tronto. In pratica il primo che arriva sceglie. Ci sarà posto per tutti. Per 123 posizioni si sono presentati stamattina in 108, ma il bando si chiude il prossimo 3 ottobre. I posti non possono essere dati sulla base della residenza, dice il rettore dell'Università Politecnica delle Marche che Sauro Longhi. Dipende dalla disponibilità delle sedi e dalla struttura regionale, con nosocomi di dimensioni differenti. Quanto al criterio del primo che arriva, dice ancora il rettore, si è preferito questo ad altri, come ad esempio il voto di laurea. Ecco dunque il sacrificio di una notte in coda per non pesare ancora sulle tasche delle famiglie. Io per esempio, che sono residente a Pesaro, c'erano solo 6 posti e che erano già tutti presi più o meno dalle 3 di pomeriggio di ieri, quindi io arrivando alle 7 sono fuori abbondantemente, diciamo. C'è il caso che trovi ad andare a San Benedetto del Tronto, quindi a 2 ore di distanza. Ho fatto anche un anno in Francia. In Francia, già a partire dal quarto anno, i tirocini sono pagati. Da noi iniziamo a vedere i primi soldi solo all'inizio della specialistica, e anche lì sarà un altro concorso in cui i posti non ci sono per tutti e anche lì quindi toccherà scannarsi. Coperti, plaid, felpe, c'era chi aveva anche la tenda. Noi da Iesi, per arrivare a fare il tirocino a San Benedetto, tocca prendere casa per fare il tirocino per 3 mesi. Non retribuito, tra l'altro. Dopo tante tasse, dopo tanti libri, dopo tante altre spese varie tra chi è fuori sede dell'affitto. Pensavo che adesso arrivasse la discesa, invece adesso arriva un'altra piccola salita, svalicheremo anche questa. Cambiamo argomento, torna a risplendere la Madonna della Dolorata a San Severino grazie ad un progetto dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata. Vediamo. Torna all'antico splendore la Madonna Dolorata di Venanzio Bigioli, una scultura del 1845 proveniente da San Severino, riportata all'originale bellezza da un progetto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, grazie al lavoro durato 3 anni, realizzato come progetto di tesi dalla studentessa Valentina Silvestri, sotto la guida di Francesca Pappagallo, responsabile del corso quinquennale di restauro. Il progetto Bigioli, dal nome dello scultore e architetto settempedaneo che ha operato tra il 700 e l'800, ha visto la collaborazione di vari enti. La soddisfazione è grande, come grande è stato il lavoro, questo lavoro triennale, un progetto nato 3 anni fa con una convenzione con il comune di San Severino e con la curia di Camerino.
una grande soddisfazione per l'Accademia di Belle Arti, per l'Istituto di Restauro, per il nostro IRM con la sede a Montecassiano. Abbiamo censito in questi 3 anni più di 120 opere del Bigioli, un artista semi sconosciuto delle Marche, che ha lavorato molto nelle Marche, ma non solo, perché abbiamo scoperto che ha lavorato per esempio anche nel Lazio, in Umbria, e siamo andati di fatti con progetti trasversali interni all'Accademia nelle varie discipline, siamo andati anche a fare una documentazione e fotografica e video di tutte queste opere. Importante anche la trasversalità del progetto con i docenti Emanuele Baio, Paolo Gobbi, Luca Maria Cristini e Massimo Angelucci Cominazzini, che hanno coordinato in vari tempi e modi tutto il lavoro. Mi auguro tanto e spero che da tutto ciò, da questo lavoro triennale che oggi vede la luce, si possa concretizzare con una mostra e con una pubblicazione degna appunto di tutto questo lavoro che abbiamo fatto. Noi ora ci fermiamo, ma solo per una breve pausa, tra pochissimo arrivano le notizie di sport. Ben trovati con le notizie di sport di ETG Marche in questo lunedì, in questo inizio di settimana che ci permette di riepilogare quanto è accaduto nel weekend sportivo, cominciando ovviamente dal calcio e dal campionato di Serie B, che appena dopo aver giocato una giornata di campionato già si rituffa in quella seguente. Però partiamo dalla quarta di campionato, quella appunto che si è disputata sabato, con i risultati: Bari Cesena 2-1, Carpi Frosinone 0-0, Cittadella Novara 3-1, Latina Benevento 1-1, Perugia Ternana 1-1, Pisa Brescia 1-0, Salernitana Vicenza 2-3, Spal Entella 2-2, Spezia Provercelli 2-1, Trapani Ascoli 1-1, Verona batte Avellino per 3-1. La classifica con in testa il Cittadella, punteggio pieno 12 punti, 7 per Bari, Benevento, Frosinone, Pisa e Verona, Spezia 6, Brescia, Carpi, Spal, Ternana e Virtus Entella 5, Cesena, Novara, Trapani, Vicenza 4, Ascoli, Perugia 3, Avellino, Latina, Provercelli e Salernitana con 2 punti. Per quello che riguarda la formazione bianconera, il pareggio di sabato a Trapani, un Ascoli che era andato in vantaggio grazie ad una rete di Gatto che aveva realizzato un calcio di rigore concesso dal direttore di gara nel primo tempo, tiro dagli 11 metri che ha portato in vantaggio il Picchio, un Picchio che non aveva corso grossi pericoli neanche a inizio di secondo tempo, quando però i padroni di casa hanno pareggiato con la rete di Petkovic. E dunque il pareggio, il terzo di questo avvio di campionato della formazione di Aglietti, che muove la classifica ma non tanto, non di quel tanto che avrebbe voluto la società bianconera. Però è già tempo di campionato, come detto, perché domani sera Ascoli in campo, questa volta in casa. E allora presentiamo anche quella che è la quinta giornata di campionato: Ascoli che riceverà la visita del Vicenza, Avellino Cittadella, Benevento Provercelli, Brescia Carpi, Frosinone Pisa, Novara Latina, Spal Verona, Ternana Bari, Trapani Spezia, Entella Perugia il cartellone. Questa sera aprirà il match tra Cesena e Salernitana. In anticipo mister Aglietti in conferenza stampa ha parlato del killer instinct, di quello che serve insomma alla squadra nei momenti topici della partita, cioè essere più cattivi sotto porta e portare a casa il risultato. In Lega Pro si è giocata sabato la giornata numero 5 di campionato: Albino Leffe Mantova 1-0, ad Ancona il Venezia vince 1-0, la vittoria esterna del Gubbio in casa della Feral Pisarò per 1-0, Lumezzane Bassano 2-1, Modena, la Reggiana vince il derby 2-1, Padova e Maceratese 1-1, Pordenone passa al Parma 4-2, Sambfano 1-0, Sant'Arcangelo Teramo e Sud Tirol Forlì sono terminate 1-1, per una classifica che vede in testa il Venezia con 11 punti, Gubbio e Pordenone 10, Samb 9, Bassano, Parma e Sant'Arcangelo 8, Feralpi, Lumezzane e Reggiana 7, Albino Leffe 6, Mantova, Modena, Padova e Sud Tirol 5, Fano 4, Maceratese 3, ancora Forlì e Teramo con 2 punti. Questa è la classifica. Andiamo nei post partita per riepilogare quanto è successo attraverso le dichiarazioni dei protagonisti. La Samb è senza dubbio la marchigiana più in alto in classifica con 9 punti, una gara da recuperare. Sentiamo mister Palladini dopo il derby vinto contro il Fano. Sofferenza perché non abbiamo fatto gol, ma penso che nell'arco della partita abbiamo fatto una buona partita
sotto tutti i punti di vista, perché poi abbiamo creato quelle due o tre situazioni nel primo tempo, l'abbiamo creata anche nella ripresa e penso che il risultato sia meritato. Io ho detto ai ragazzi, ci vuole pazienza, se... purtroppo partite facili non esistono in questo campionato e l'avete visto, no? Però io penso che la vittoria sia più che strameritata oggi per quello che si è visto in campo. Giocare tre volte in una settimana, che questo avvenga. Però io ho visto una squadra che ha tenuto il campo bene per 90 minuti, non ha rischiato quasi mai, anzi forse mai, forse con un colpo di testa nel secondo tempo, ma poi abbiamo avuto l'occasione con Di Massimo nel primo tempo, due o tre situazioni, una di Berardocco al limite proprio alla fine che non ha preso la porta, quelle situazioni su cross di Pezzotti dove non siamo arrivati per un niente e nel secondo tempo la stessa cosa, situazioni dove potevamo fargli gol e ce ne sono state. Ma questo purtroppo nel calcio creare 10-15 palle gol non è semplice, con una squadra organizzata, una squadra che sta in salute e noi abbiamo cercato di vincerla e ci siamo riusciti con la testa, perché oggi la squadra ha usato la testa e questa è la cosa che mi piace più di tutto. Io penso che partite abbordabili non ce ne sono, dobbiamo innanzitutto recuperare tutti i giocatori, non finirò mai di dirlo, di recuperare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. Ferrario in crescita, Radi in crescita. Oggi per esempio Pezzotti ha giocato benissimo a posto di Pasquale, che stava facendo benissimo. Abbiamo fatto giocare lui perché su quella faccia potevamo spingere parecchio con i suoi cross e questo è avvenuto. Quindi adesso bisogna far crescere un pochettino tutti, faremo crescere anche Da Monte, che è un giocatore che abbiamo preso che ci può dare una grossa mano. Quindi la speranza è che tutti arrivino a una condizione accettabile, perché questo è un campionato dove devi correre, perché se non corri fai fatica con tutti. Poi le parole di mister Brini invece dopo la sconfitta della sua Ancona in casa contro il Venezia, una sconfitta che porta i dorici ultimi in classifica. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre situazioni che non abbiamo sfruttato, siamo partiti bene senza cercare di far giocare il Venezia, in effetti hanno avuto tiro da fuori dove hanno fatto gol e un'altra palla in tutto l'arco della partita. Però noi non siamo stati, non dico bravi, a finalizzare tutta la mole di gioco, di impegno, di determinazione che questa squadra ci ha messo. È dura in una sconfitta dire bravi ai ragazzi, però devo dirlo perché già nella gara di Macerata c'era già stata sicuramente un miglioramento sotto il profilo mentale, oggi è molto aumentato questo miglioramento, è chiaro che come abbassi un po' il ritmo una squadra tecnica come può essere il Venezia può anche non darti la possibilità di avere quello che hai avuto nel primo tempo. Questo è il calcio, devi continuare a lavorare per migliorarti, lo stiamo facendo, devono credere in più, in quello, di più ancora in quello che fanno, perché i mostri non ci sono e si è visto oggi in campo, perciò questo deve essere ancora di più da stimolo per questi ragazzi. Io sono deluso per i ragazzi, perché ho visto una grande determinazione, una voglia di far risultato, che purtroppo alla fine non c'è stato. Però da allenatore devo guardare altre cose. È vero che abbiamo fatto queste partite e veniamo da tre sconfitte, però per quello che mi riguarda la squadra sta crescendo. Io credo di avere degli uomini, perché quando si fanno delle scelte, anche se le scelte possono essere magari dettate da un budget non importante, si cercano prima gli uomini. E io credo di averli uomini. La squadra noi che abbiamo è questa, noi dobbiamo solo cercare di migliorare e di migliorare quegli errori che in questo momento ci stanno condannando e lo puoi fare solo col lavoro, non è che possiamo fare in un'altra maniera, continueremo a farlo, credo che questa squadra stia crescendo sotto ogni punto di vista, l'importante è che continuino a credere che possono veramente cambiare le cose. In extremis invece il pareggio della Maceratese a Padova grazie a Palmieri. È il 94esimo di Padova Maceratese con i biancorossi digiunti all'ultimo assalto utile, ma Laccari crossa sul secondo palo e Palmieri trova il colpo di testa vincente segnando il primo gol su azione della stagione e trovando un pareggio abbastanza meritato per quello che si era visto in campo.
Giunti cambia due pedine rispetto al derby infrasettimanale con l'Ancona, inserendo Perna per Marchetti e Mestre per Malaccari. Da parte sua il Padova ha nomi stellari per la categoria, con i vari Emerson, Madonna e Neto Pereira. Dopo 30 secondi dal calcio d'inizio, subito una mischia in area ospite, ma Mestre allontana. La maceratese parte bene, l'ex Petrilli al 18esimo centra un assist in mezzo, sul quale Colombi non arriva per un soffio. Al 20esimo ci prova Quadri, ma la sua conclusione è alta. Il Padova reagisce e alla prima azione pericolosa passa. Altinie vede l'inserimento di Dettori, che anticipa forte e porta avanti i biancoscudati. I ragazzi di Giunti però non ci stanno e la reazione è prima nel tiro al giro di Turchetta al 26esimo, palla fuori di poco. Poi splendida azione corale al 35esimo con il numero 10 che serve Colombi in profondità. L'attaccante colpisce bene, ma Bindi è strepitoso e devia in angolo. Sul finire del tempo il Padova ha due occasioni per raddoppiare. Al 40esimo Neto Pereira ci prova due volte, sulla prima forte e attento, sulla seconda la palla è alta. Al 46esimo Altinie sfugge al fuorigioco, ma si addormenta al limite e Ventola, buona la sua prova, salva con classe. Inizia la ripresa con gli ospiti ancora in avanti. Petrilli ci prova due volte, prima di sinistro e poi di destro, ma sempre Mindi è attento in tutte e due le occasioni. Al 54esimo ancora una bella azione della maceratese. Turchetta centra per Colombi che, in semirovisciata, sfiora di poco la rete. Giunti al quarto d'ora, ridisegna la squadra inserendo Malaccari e Palmieri per Quadri e Turchetta, ma la maceratese non trova più molti spazi. Al 73esimo il Padova tira in porta per la prima volta nel secondo tempo, la conclusione di Boniotti è fuori di poco. I padroni di casa però hanno l'occasionissima di chiudere il match poco dopo. Al 77esimo corpo a corpo Gattari Altinie, l'attaccante cade e per l'arbitro è calcio di rigore. È il numero 9 che va dal dischetto, ma forte, di piede, tiene a galla ancora la maceratese. La squadra di Giunti ci prova fino alla fine e, come abbiamo visto, sull'ultimo pallone trova il guizzo vincente con Palmieri. La partita termina con tanti fischi per i padroni di casa, mentre i ragazzi di Giunti trovano ancora un buon punto esterno e la prossima settimana all'Elvia Regina arriva la capolista Pordenone. Sulla situazione difficile economica dell'Ancona, sul momento anche dal punto di vista tecnico e sportivo dei biancorossi e sulle altre marchigiane del girone B, parleremo questa sera nel corso del consueto appuntamento del lunedì in diretta dalle 21.30 con Lunedì nel Pallone, SMS, Facebook e Twitter a disposizione per partecipare. Noi parliamo ancora di calcio, ma scendendo tra i dilettanti con il girone F che ieri ha disputato la terza giornata. Alfonsine Vispesaro 2-2, Civitanovese Fermana 2-4, Jesina Campobasso 1-3, la vittoria dell'Olimpia Agnonese in casa del Pineto 2-1, San Maurese Romagna Centro 3-0, San Marino Chieti 3-1, a Teramo il Matelica batte San Nicolò 2-1, Vastese Monticelli 2-2, rinviata Castelfidardo Recanatese per impraticabilità di campo. Classifica con Matelica Pontegiopino 9 punti in testa, Fermana 7, Samorese 6, Olimpia Agnonese, Vastese 5, Alfonsine Campobasso, Civitanovese, Pineto, San Marino e San Nicolò 4, la Jesina, la Recanatese con 3, Monticelli, Romagna Centro, Vispesaro 2, Castelfidardo 1, chiude il Chieti con 0 punti in eccellenza. Anche qui terza giornata di campionato, Atletico Gallo, Fossombrone 3-0, Camerano Marina 2-0, vittoria della Fabriano Cerreto sulla Pergolese 3-1, Elvia Recina San Giustese 0-0, 2-2 tra Loreto e Montegiorgio, Porto d'Ascoli, Folgore Veregra 2-0, 1-1 fra Tolentino e Grottamare, la Biagio Nasero vince Urbania 2-1. La classifica con il Fabriano Cerreto in testa, Pontegiopiero 9 punti, Atletico Gallo 7, Biagio Nazaro e Porto d'Ascoli 6, Montegiorgio e Tolentino 5, Grottamare, Elvia Recina, Marina, San Giustese, Urbania 4, Camerano e Loreto 3, Fossombrone 1 punto, chiudono ancora 0, Folgore, Veregra e Pergolese. Chiudiamo con il volley e con un'intervista al coach della Lube, Blengini, dopo la presentazione di venerdì scorso, una presentazione in grande stile, ma è un coach che lancia una Lube rinnovata ma ancora di più ambiziosa in vista dell'inizio ormai imminente della stagione sportiva. L'emozione si vive molto nei giorni successivi, ma poi dopo lentamente le emozioni lasciano spazio alla riflessione, alla soddisfazione per un risultato chiaramente molto bello, molto anche ancora più soddisfacente perché da molti inaspettato. Per un momento si è sperato proprio nel sogno azzurro e a distanza, insomma, a mente più fredda, c'è ancora qualche rammarico per aver mancato l'oro?
Ma no, è chiaro che quando uno gioca una finale vorrebbe, cioè, va lì per giocarsela e puntare al gradino più alto, però questo è lo sport. Loro in finale sono stati più bravi di noi e noi gli diamo gli onori delle armi, hanno meritato di vincere in quella partita senz'altro. Noi abbiamo fatto un grande torneo, non è che nella finale abbiamo giocato meno bene di altre partite, è che loro hanno giocato davvero molto bene, quindi onore al Brasile. Questa sera presenti qui anche altre medaglie di Rio, con quale carica riparte la Lube per la nuova stagione? Sempre la stessa, che storicamente la contraddistingue, che è la stessa carica con la quale si approccia il lavoro quotidiano, non solo per quanto riguarda la pallavolo, è un simbolo, è un marchio che rappresenta un modo di essere, un modo di interpretare la propria professione, nello specifico per noi è la pallavolo. Ambiziosa, con grande impegno, con grande determinazione, con grande spirito di sacrificio, con un'idea molto fissa di eccellenza. E quindi tra Coppa e campionato? Tra Coppa e campionato la Lube è una squadra attrezzata per competere in tutte le manifestazioni a cui partecipa per eccellere. È chiaro che lo sport in questo è un po' complicato, perché insieme a noi altri la pensano nello stesso modo e altri lavorano e investono in questo senso, però noi ci siamo e noi vogliamo dire la nostra alla grande. E con Cormio la sinergia anche nel preparare la squadra com'è stata? Ottima, abbiamo lavorato, la squadra è stata... si sono operate delle modifiche. Il mercato è sempre una cosa che non è dipendente soltanto dalla volontà di uno, non è dipendente soltanto dalla disponibilità economica, segue dei meccanismi che tengono conto di diverse situazioni, compresa la concorrenza, ma non solo, la volontà del giocatore principalmente. Cercheremo di far contenti tutti, primi tra tutti noi, perché siamo i primi a voler fare molto bene. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto tutte le notizie le trovate pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarche.it. È tutto per questa edizione di ATG Marche. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.